Loro si sono presi cura di te con amore da sempre. Ora è il momento di scegliere il meglio per i tuoi cari. Casa Serena a Cava dei Tirreni si prende cura di loro garantendo sicurezza, qualità e professionalità. Esattamente 5 mesi sono trascorsi dall'inaugurazione della rinnovata Casa Serena a Cava dei Tirreni e lo scorso sabato 9 settembre, intorno alle ore 19, la società Atlante SRLS, che ha preso in gestione la struttura dal dicembre dello scorso anno, ha voluto dedicare ai suoi ospiti e relative famiglie una serata di svago, divertimento e musica per festeggiare la fine dell'estate. Siamo stati con le nostre telecamere al gioioso evento ed abbiamo potuto constatare davvero un'atmosfera distesa, uno spirito nuovo che lega gli anziani ospiti di Casa Serena al personale dello staff. Come bisogna ricordare, per un lungo periodo precedente all'affidamento della struttura non mancarono le polemiche di carattere politico circa le sorti della stessa. A distanza di qualche mese dall'inaugurazione, i numeri dicono di una presenza di ospiti pressoché raddoppiata rispetto alla precedente e sicuramente tanto è stato fatto per migliorare Casa Serena sia dal punto di vista più propriamente strutturale, sia per quanto concerne gli arredi, così come per integrare lo staff con nuovi operatori. La festa di fine estate, quindi, vissuta sabato sera, ha previsto un'anticipazione musicale con momenti di animazione nell'attesa dell'esibizione di Nino Esposito, noto sosia di Nino D'Angelo, da anni interprete delle canzoni del celebre cantante napoletano. Allora, ci troviamo a Casa Serena, l'occasione è quella per festeggiare la fine dell'estate, ovviamente per programmare quella che sarà la stagione autunnale. Com'è andata questa estate per Casa Serena? Benissimo, non bene, penso molto molto bene. Quindi il senso di questa serata quale vuole essere? La fine dell'estate con l'inizio di una nuova stagione per loro, per i nostri nonni. Allora, la presenza degli ospiti e delle rispettive famiglie dà il chiaro segnale di un credo, di un gradimento acquisito ormai dalla struttura che ha raddoppiato praticamente il numero degli ospiti. Sicuramente sì, abbiamo cercato di dare tutti i comfort e tutto quello che potevamo dare agli ospiti negli ultimi 6 mesi dalla nostra apertura praticamente. Ecco il perché della serata e poi ci prepareremo a Natale per preparare qualcosa di particolarmente più bello ancora. Sindaco, queste serate come la festa di questa sera sono ovviamente l'occasione per trarre un bilancio. Beh, una grande soddisfazione, al di là delle polemiche che rappresentano il passato, c'è la realtà di oggi, una gestione che in soli 6 mesi ha cambiato il volto di questa struttura, e ci sono ancora lavori in corso, ma la prospettiva è quella di creare un centro di eccellenza per accogliere i nostri anziani e le famiglie che vorranno chiedere i servizi di questa struttura. Sono molto contento del lavoro che si sta facendo qui e sono molto contento di stare qui questa sera, ringrazio loro perché immagino i sacrifici, i lavori, gli investimenti necessari per portare avanti una struttura come questa. La nuova società che si è andata a costituire per la gestione dei servizi sociali può essere in qualche modo anche di aiuto per lo sviluppo di questa struttura? Sicuramente, questa struttura rappresenta un elemento importante dentro un quadro più generale che è quello da pubblico e privato fornire servizi ai cittadini che hanno necessità, gli anziani non autosufficienti, le persone con disabilità, insomma l'area di difficoltà e di disagio nei nostri territori c'è e bisogna attrezzarsi per dare una risposta a questo bisogno che è fondamentale e qui lo si sta facendo.